Per migliorare la gestione della cosa pubblica partendo dagli uffici comunali e ottenere una maggiore efficienza ed efficacia degli stessi, la Giunta guidata dal sindaco Orazio Scalorino ha presentato il piano obiettivi. È quanto dettato in una conferenza stampa sabato mattina nella sede della Galleria Civica di Floridia. Il primo cittadino ha specificato che la base su cui è impiantata la programmazione sia dell'anno 2014 che quella triennale è il programma elettorale votato e scelto dagli stessi elettori floridiani. E per portarlo in essere si è scelto di sincronizzare meglio i veloci processi decisionali alla lenta attività gestionale dell'ente. Allora, rotazione del personale negli uffici, premi e bonus di valorizzazione dell'operato, ma anche controllo da parte dell'apposito nucleo di valutazione interna. Si tratta sicuramente di una razionalizzazione ai fini dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica amministrazione, cioè stiamo introducendo un elemento di forte novità nella gestione dei servizi e dell'attività amministrativa, mettendo anche ovviamente i funzionari dinanzi alle proprie responsabilità e partendo dall'assunto della distinzione tra l'indirizzo politico che viene dato dall'amministrazione e l'indirizzo gestionale, invece la gestione concreta che è appunto di competenza dei funzionari. Noi riteniamo che con il piano obiettivi abbiamo inserito appunto un elemento che già da tempo viene utilizzato nelle aziende private, che tende anche a responsabilizzare il singolo funzionario e il dipendente comunale, perché non soltanto individuiamo gli obiettivi ma indichiamo anche i tempi. Ovviamente il piano obiettivi 2014 avrà delle verifiche quadrimestrali, può essere oggetto di cambiamenti perché nella pubblica amministrazione ci possono essere anche degli imprevisti, ma come dire, abbiamo un'idea di una gestione più dinamica, di una gestione più veloce, perché ci siamo accorti nel tempo che la gestione è fortemente bloccata, cioè nel senso abbiamo due livelli diversi di velocità: da un punto l'amministrazione che vorrebbe raggiungere velocemente degli obiettivi e dall'altro la burocrazia che spesso blocca questi obiettivi. Ci sono delle materie importanti che affrontiamo, ovviamente la nuova gestione del servizio dei rifiuti, ma poi ci sono degli obiettivi che riguardano appunto la città, penso al Palazzo della Cultura, penso agli orti urbani, penso ad esempio all'iter che dobbiamo avviare per la consegna delle case che abbiamo già avviato per quel progetto che abbiamo avuto finanziato dalla Regione per il social housing. Insomma, diciamo che ci sono tante cose da fare per dare veramente a questa città delle risposte concrete. Chiediamo che il piano obiettivi venga valutato da parte sia dell'opposizione che da parte dei dipendenti, perché questo piano obiettivo ovviamente parte da quello che è stato il programma votato da parte dei cittadini. All'opposizione chiediamo ancora una volta una maggiore collaborazione nel senso della risoluzione di quelli che sono i problemi che riguardano la città. Al funzionario, ai funzionari, ai dipendenti comunali chiediamo una maggiore collaborazione per la risoluzione anche burocratica appunto dei problemi e il superamento spesso dei problemi. Per ottenere risultati a favore della città urge però una piena collaborazione con un'opposizione invitata dal sindaco a collaborare per il bene. Quando vengono destinate ad esempio 40.000 euro per la ristrutturazione del centro diurno per anziani senza presentare un computo metro, e quindi una cifra sicuramente esorbitante che poteva essere gestita diversamente, che poteva avere una allocazione migliore, credo che questo sia uno sgarbo, ma non fatto a questa amministrazione, è uno sgarbo nei confronti della città. Oppure destinare 20.000 euro per la ristrutturazione della biblioteca comunale che sarà trasferita tra l'altro in altro sito, per degli interventi che già oggettivamente sono stati fatti anche in questo caso senza presentare un computo metrico, qua lo sgarro non viene fatto ad Orazio Scalorino, viene fatto alla città. Obiettivi possibili, spiega il consulente legale Gaetano Costa, sia per le risorse economiche già stanziate che per la disponibilità del personale. La mentalità viene completamente ribaltata per quanto riguarda la gestione del comune. Il comune quest'anno ha deciso di invertire completamente la rotta. In passato bisognava aspettare che il Consiglio Comunale approvasse il bilancio per poi, attraverso i PEG, stabilire come allocare e dove allocare le risorse finanziarie. L'anno scorso, ad esempio, il bilancio comunale è stato approvato nel mese di novembre. Si capisce bene che in questo novembre non si può programmare praticamente nulla. Quest'anno invece l'amministrazione ha deciso a febbraio di indicare quali sono gli obiettivi che possono essere raggiunti dai funzionari a risorse invariate e con il personale che è inserito all'interno dell'amministrazione. Quando poi il comune, il
Consiglio Comunale approverà il bilancio, provvederemo anche a stabilire come devono essere allocate le risorse. Sono obiettivi che l'amministrazione può raggiungere, che i funzionari possono raggiungere, che ogni singolo dipendente può raggiungere. Sindacati presenti, con Matteo Latino della Funzione Pubblica CGIL, che tra le tematiche sollevate ha anche sottolineato come i due nuovi settori predisposti dall'amministrazione comunale, quello ai servizi informatici e quello all'ecologia, sembrano dispendio di somme in un momento di crisi. Secca la risposta del primo cittadino, che ravvisa la necessità di dare urgenti risposte alla sua città su tematiche importanti.